Grazie signora, buongiorno. Buongiorno a tutti, e siamo a Taurianova, provincia di Reggio Calabria, per raccontare un caso particolare, un caso disperato segnalato dal dottor Repaci. Abbiamo fatto delle segnalazioni noi in merito a questo caso, e da Taurianova in provincia di Reggio Calabria, in attesa di articolo 21 che parte il 21 novembre da Calabria TV, canale 13, con la pagina Facebook, quella più popolare della Calabria, vogliamo un attimo affrontare con voi quello che sta accadendo. Una famiglia completamente abbandonata, dove la segnalazione è stata fatta anche al presidente della regione, e vediamo un attimo cosa sta accadendo dentro questa casa. La moglie è affetta da SLA. Eccolo qua, signor Carrozza. So che lei è un infermiere. Deve parlare più forte con la voce. Un attimo che giriamo. Lei diceva che lavora all'ospedale di Polista, nel reparto di chirurgia. E tu sei un infermiere? Sì, un infermiere, sì. Che lavora al reparto di chirurgia. Chirurgia, sì. Cosa sta accadendo? Hai chiamato Lino Polimeni, sì, segnalato dal dottor Repaci? Allora, ho chiamato non solo Polimeni, ma anche la dottoressa Cosmano Teresa, che è un'altra giornalista che mi sta seguendo, e ho chiamato anche te perché mi fido di voi. Quindi sto cercando aiuto perché a quanto vedo le istituzioni sono assenti per quanto riguarda alcune cose. Ha una SLA da tre anni. Devi parlare più forte. Ha una SLA da 3 anni e mezzo. Una SLA? Una SLA, sì. Una SLA che sarebbe una malattia, diciamo, che è progressiva. E quindi da 3 anni e mezzo stiamo combattendo con questa malattia, che è una malattia degenerativa. Solo? E perché non rispettano, diciamo, i protocolli per quanto riguarda la terapia. Vogliamo vedere un attimo, sì, siamo dentro. Possiamo salire, sì. Già. Allora, l'entrata. La voce di... come ti chiami di nome tu? Sergio. Di Sergio è bassa, però vi dà l'idea della sofferenza. Noi abbiamo informato la presidenza della regione, ci sono stati degli interventi, adesso mi racconterà, però voglio vedere personalmente io cosa sta accadendo, perché quando si parla degli ultimi, delle persone che non hanno voce, di chi vive un problema legato alla malattia, come la SLA, che la signora si chiama di nome? Ionella Sabina. Ti commuovi solo a fare il suo nome. Mia moglie ha 38 anni. 38 anni? 38 anni. Cioè, mi dispiace perché c'è un bambino di 18 anni, c'è un ragazzo, che purtroppo lo stiamo coinvolgendo in questa maledetta malattia, che è una bastarda. Non si ferma, è un treno in corsa. A me mi dispiace perché c'è troppa ignoranza su questo tipo di patologie da parte delle persone. E da parte di chi? Ti senti solo? Sì, ma forse non si rendono conto che cos'è la malattia di per sé, perché sennò molte cose non dovrebbero succedere, sinceramente, non dovrebbero succedere. Siamo partiti con... E tu sei un infermiere, immaginate sì, un po', sì, eh? Sì, già la malattia di per sé è complicata da gestire, però quello che uccide di più è la burocrazia, guarda, è la seconda malattia. Quando ti ho chiamato ti sei messo io a piangere. Io per questo ho interpellato te, e ho interpellato anche Teresa Cosmano, che mi segue. È giusto che bisogna... Assolutamente. Mi segue anche la tua collega. Quando ti ho chiamato ti sei messo a piangere. Sì. Perché sto cercando aiuto. Uno che cerca aiuto si mette anche a piangere, è normale. Perché solo voi altri mi state aiutando su questo. Voi altri giornalisti. Andiamo, vieni. E poi vedete... Dove cosa è? Che la casa? Ancora più in alto. La cosa che molto non ti grave... Basso, non ti bastano i soldi? Sì, perché ho dovuto ricorrere a due mutui. Due mutui? Sì, ho fatto prestiti personali.
ho fatto uno con la posta e poi un altro prestito con... Per curare tua moglie? Sì, per curare mia moglie ho dovuto affrontare diciamo una spesa per quanto riguarda il mezzo per disabili e non è che non mi è costato niente, mi è costato un bel po'. E qualcuno dice... Ancora su? Ancora su, è quello... E questo è questa la cosa eclatante. Non c'è l'ascensore? No. Sono 54 scale senza ascensore, non si può fare... E adesso mia moglie, quando si sente male, io devo chiamare i vigili del fuoco. Addirittura? Sì, perché non sale più nel montascale. L'ASP ce l'ha dato il montascale, però vai a salire tu sul montascale e scendere. Cioè, tu nel senso, sì, salite sì. Voi sul montascale. Parli in generale. Parlo in generale, perché mia moglie gli prende una stato di panico salendo là sopra. Quindi teoricamente ci vuole un piano terra. Perché può succedere di tutto con questa qua malattia. Qua paghi l'affitto, casino. No, e purtroppo è qua a casa mia, altrimenti se era in affitto è già... Non l'avevi lasciata? L'avevo lasciata la casa, sono proprietario della casa. E qua quando mia moglie si sente male è un problema. Entriamo dentro. È un problema perché devo portarla subito in ospedale, non è facile. Permesso, vabbè. Qua, no, qua siamo un po'... E questa è mia moglie... Purtroppo signora. Mi ho tolto l'ossigeno perché voleva farsi vedere ciao. Senza ossigeno. Ciao. E quindi ha la ventilazione con l'ossigeno e deve essere sempre monitorizzata. Ciao. E purtroppo. Sorride. Mi sorride sempre perché è stata sempre una ragazza solare. Però quando ha sentito Nino Polimeni si è un po' rasserenata. Perché adesso si emoziona anche lei, però stiamo parlando di una ragazza di 38 anni. 38 anni? Sì, e quindi non è che stiamo parlando, a me mi dispiace, qua... Parla vicino qua perché c'è il microfono, puoi spostare questo. Questo è l'aspiratore. Adesso perché... poi parliamo, poi il resto lo facciamo vedere dopo. La cosa che mi dà gioia, Sergio, è che vedendomi a sorriso, sì. E quindi guarda anche la televisione, immagino che è l'unica compagnia, non riesce a parlare. No, non riesce a parlare, c'ha il puntatore oculare, quindi a volte non riusciamo a capirla, lei giustamente si innervosisce. Però lei vive in un ambiente sereno, tutto sommato, lo vedo. Perché se no non sorrideva, quindi io mia moglie, Nino, la voglio vedere qua a casa mia, quindi ci dovete aiutare a sei innamorato di me? La voglio qua, nel modo più assoluto, quindi mi dovete dare le armi per combattere questa malattia in casa, perché questa è una guerra che... non finisce, va avanti e quindi a me la regione mi deve dare tutto quello che mi aspetta, non è che io voglio più degli altri, quello che mi aspetta, perché già la malattia è bastarda, è nominata una malattia bastarda, diciamo questo è come un aggettivo, conosciuta? L'ho conosciuta perché lei era una badante ed era una brava ragazza. Lavorava perché tutti gli volevano bene, è una ragazza altruista, pensava agli altri e non pensava a se stessa. E adesso devo pensare io a lei. E pensava anche a me, a dire il vero, perché era una ragazza buona d'animo, ma buona, e quella è la cosa che non riesco, diciamo, ancora ad accettare questa malattia. È vero che da quando... hanno sentito che hai chiamato Lino Polimeni, dove fanno la terapia, temono. Sì, qualcuno, che cosa è successo? Ti temono quando sentono il tuo nome, qualcuno ti teme, sì. E purtroppo io non... Mi deve temere per curare una persona? Che ne so, però torno a ripetere, Nino, il percorso lo stiamo seguendo. Allora, noi cosa abbiamo solo fatto? Con i giornalisti. Un attimo, però dobbiamo dire cosa abbiamo fatto. Noi, il nome di tua moglie,
il nome di tua moglie, come si chiama? No? Sabina. Sabina. Mi capisce lei quando parla? Certo. Eh? Mi capisce? Capisce tutto, non parla, però capisce. Capisce molto bene. Mi conosci già, seguivi le trasmissioni mie, la televisione? No. Eh? Gli ho fatto vedere dei filmati. Dei filmati quando va radio? Sì, quando c'è la rabbia, sì. Parliamo di un caso di SLA. Nel momento in cui vengo a sapere di questo caso, mi scrive il dottor Repaci da Villa San Giovanni, mi metto subito a moto a tutto quello che era a mia disposizione. Chiamo il presidente della Regione Calabria, che è commissario della Sanità Calabrese, e mi chiede di andare a trovarlo alla cittadella. Mi fa conoscere le persone che sono all'interno della presidenza. Da quel momento si attiva una macchina. Cosa succede? Chi ti chiama dopo il mio intervento? Allora, mi ha chiamato la dottoressa Bernardi, che è stata molto disponibile. Ringraziamo anche Vincenzo Pezzuto, che era in contatto con te, sì, e la Bernardi. La dottoressa Maria Bernardi, che è stata molto disponibile, si è messo subito, diciamo, a disposizione. E mi ha chiamato più di una volta. Pare che ha risolto alcuni problemi, pare che l'ha risolto. Soldi, vediamo. Soldi arretrati della, sì, degli della arretrati. Malattia. No, perché qua dicono che ci vuole tempo, tutte le stesse cose, ogni volta ci vuole tempo, ci vuole tempo per dare i soldi. Non, questa è una cosa che non mi va di dire che ci vuole tempo di fronte a una malattia. Qua i soldi devono essere stanziati subito per questi ammalati, perché la malattia non è che aspetta, la malattia purtroppo va avanti, galoppa, e quindi non possiamo dire che la burocrazia deve essere lenta in queste cose, non esiste, però la cosa che a me... Diciamo si sono attivati. Si sono attivati, si è attivata... Questa... Chi sono le strutture dove vai a fare la terapia per tua allora moglie? Purtroppo la... Prima mi dicevi che te ne facevano 3 di terapia, adesso sono sceso allora, a 2. Cosa intendi? Allora, cosa vuoi dire a questa gente? Allora, perché io li vado a trovare con articolo 21, allora, con le mie telecamere, vado a capire, perché non è possibile, perché la cosa dignitosa, e lo devo dire a chi ci segue in Italia e all'estero, con questa donna di 38 anni, malata di SLA, intanto la dignità, la casa pulita, il profumo in questa casa. Io voglio farti complimenti, perché, Sergio. Sì, perché la pulizia di questa casa, il profumo allora, che sento, Nino, e la gioia. Mia io, questo pulita. Sorriso di questa donna che aiutava, lei faceva la badante, aiutava le altre persone, aiutava. Com'è possibile di fronte a questo? Io devo arrivare. Qui sono in giro per la produzione, perché non voglio lasciarlo solo, voglio dargli una mano, voglio sostenerlo e voglio dire a tutti quelli che riguardano questa città di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, che ci sono casi così importanti e la burocrazia si deve mettere da parte di fronte a casi di emergenza. Purtroppo in questa situazione non è che siamo solo noi, perché io sento molte da infermiere. Persone, sì, sento molte persone che si lamentano, però nessuno protesta. Non è possibile che sono solo io che il protesto. Il silenzio, quando dico cioè, bisogna scendere, svegliare le proprie coscienze, non ribellarsi, possono dire al sistema. Che i soldi me li danno a giugno, a luglio, che bisogna... In queste malattie non si può aspettare e dire ti do i soldi tra un anno. E 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo è così? Certo, 3 anni e mezzo stava un po' meglio. Ma adesso è completamente paralizzata, e non ha più forza di gravità negli arti, e non comunica, non parla. Oppure non riesce amici a capire. Amici di Taurianova, lo dico anche, c'è un sindaco qui, c'è il sindaco. Ma lasciamo, non voglio parlare. Non c'è, poi c'è un comune, allora, c'è il sindaco. Nino, io mi sono rivolto a te, non parliamo del cioè sindaco. Vuol dire che non risponde risponde nessuno. No, allora guarda, io non voglio che tu parli. No, io non voglio che tu parli io male. Voglio capire perché sei abbandonato Nino, a te stesso. Nino, io ho interpellato la dottoressa
Teresa Cosmano, che ci sta seguendo dall'inizio, e a te. E basta. E basta. Significa che... Non c'è lo Stato. Non mi pronuncio io. Non vuoi pronunciarti. Non mi pronuncio perché non preferisco non pronunciarmi. Hai capito qual è la situazione? Questo ragazzo... Anzi, ti dirò di più. Almeno il comune di Torrianova, il 6 agosto, mi ha interrotto il servizio a domicilio perché ho avuto problemi con una badante, con una ragazza. Mi hanno interrotto il servizio dal 6 agosto fino al 6 settembre. Mi hanno interrotto il servizio e ho fatto una denuncia. C'è una denuncia con i carabinieri perché c'è stata una discussione con una ragazza. Si diceva in giro che io ero uno maleducato, che questa ragazza per questo non è venuta più. In realtà non era così. Purtroppo non sono riuscito a trovare una persona che gestisce una malattia del genere, perché ce ne sono poche persone perché mia moglie in questo momento non ha bisogno di infermieri, di medici. Ci sei tu. Ha bisogno di OSS. OSS sarebbe quella che si occupa direttamente dell'assistenza sull'ammalato, e non c'è nessuno in grado di gestire questi tipi di patologie. Nel 2022, vergogna, una vergogna. Non mi potete dire che non c'è una persona che non è in grado di gestire queste malattie, perché ce ne sono OSS in giro, ce ne sono. Se li pago privatamente, a gettone, ne trovo parecchi. Forse non ci sono nelle cooperative, non so perché. Comunque non è una cosa giustificabile che mi vengono a dire è una malattia un po' particolare qua e là. No. Voglio dirti anche... Allora, se non ci sono io, mia moglie è morta. Perché non c'è nessuno che la può gestire. Adesso il comune a me mi dà 5 ore al giorno. 5 ore di assistenza al giorno. Ore. Eccetto la domenica dei festivi. Domenica e festivi. La malattia va in ferie. Quindi io non mi ritrovo senza nessuna assistenza. Quindi mia moglie dipende tutto da me. Se non ci sono io, a volte dico non mi posso neanche permettere di morire, perché non me lo posso permettere di morire, perché altrimenti affonda anche mia moglie e il ragazzo di 18 anni. Cioè, perché c'è un ragazzo di 18 anni. Il figlio, sì. Quindi... E qua, come si chiama lui? Si chiama Claudio. Claudio? Lei, la cosa sua è che vuole farlo andare all'università. Vuole andare all'università, sì, perché è un ragazzo capace, studioso, capace, e quindi lei riesce a venire qui. Claudio, lo fai venire qua, Claudio? E non lo so se la sente. Fallo venire. Sergio, chiamalo. Chiama Claudio. Così è tuo figlio, Claudio. Claudio vuole andare all'università, gli diamo una mano. Quanta gente a casa. No, amico, non se la sente. È molto emotivo il ragazzo. Quanta gente. Questo ragazzo vuole studiare, il figlio, 18 sì, anni. Perché sua mamma questo voleva, che il suo figlio andava all'università e deve andare all'università. Lei giustamente dice, io anche se mi ritrovo con questa malattia, mio figlio deve andare lo stesso all'università. All'università, per Claudio. Allora, guarda, io con questo appello, anche perché... Non solo tu hai la sofferenza di quello che stai passando, ma nella sventura, nella disgrazia, cara, hai un marito, Sergio, che è un infermiere, che l'amore, la forza che ti sta dando è importante. Ma a parte tutto questo ci sono io, vicino. Parliamo con qualche università, con qualche rettore, vediamo se c'è qualche borsa di studio per farlo studiare. Ma sapete quanta gente c'è che sta bene economicamente e che potrebbe aiutare non solo questa famiglia, ma potrebbe aiutare questo ragazzo Claudio che ha 18 anni, che vuole affrontare l'università. È un desiderio della mamma. Questo sorriso bello che ha la mamma, 38 anni. Ci proviamo? E tu mi prometti che insieme a Sergio... Devi combattere, non si arrendere, non ti devi arrendere. Non si arrende, lo so che non si arrende. Poi qua lei è un ambiente tranquillo, e quindi non
cerchiamo io di... non riesco a comprendere con la tutta facile, la disposizione gestire una malattia del genere, no, non lo è so che non né lo fa. Da parte della paziente né da parte del caregiver. Ti assicuro che a me quello che mi dispiace è che non si fa troppo per questa malattia in Italia. I fondi non ci sono, allora, non investono. Quando succede una cosa di questa, una famiglia si ritrova sola, disperata. E se non ha la sensibilità di persone che vengono coinvolte, io ero sulla piana di Gioia Tauro, Carrozza, ci sentiamo quasi ogni giorno. Ci sentiamo. E quando ho detto sono all'uscita di Gioia, ho detto vieni Lino, vieni, io dovevo venire con le telecamere e torneremo a fare il servizio, e mi ha detto vieni, io ho tagliato, sono rientrato e sono venuto qui a trovarli a casa. È un'opera, c'è una corsa al denaro, una corsa al successo, non si guarda più indietro, non si guarda chi soffre. Non vi portate i soldi al cimitero, non ve li portate. Questa ricchezza e tutto questo, se non riusciamo a donare, e lo dico anche alla città di Taurianova, al sindaco, a tutti quanti, se non si riesce a donare un po' d'amore per i più deboli, che vita è questa? Che senso ha vivere senza poter aiutare il prossimo, senza poter aiutare gli ultimi? Io oggi ho fatto la mia azione quotidiana come la faccio tutti i giorni, ma è solo un niente, un pensiero, un attimo. È l'attenzione di una persona che si arrabbia quando subiscono le ingiustizie. Io mi arrabbio con i medici, con chi sta facendo le terapie, e noi stiamo facendo un'inchiesta su questa famiglia e ci stiamo documentando su quello che sta accadendo. E lo dico a chi sta curando questa signora malata di SLA, 38 anni. Ha fatto del bene in passato perché era una badante, aiutava lei, le donne, i pensionati, le donne. Ed è instancabile. Ed è instancabile. È instancabile. Voglio che chiudi con questo sorriso. È un sorriso per tutti i miei telespettatori. Questa è la malattia, è la SLA. È una cosa che purtroppo va, come si dice, è una malattia degenerante, no? Degenerante, speriamo che si trova qualche farmaco che la può perlomeno rallentare. Ti lascio un po' con i telespettatori e col tuo sorriso, e vorrei che scrivete qualcosa, così io vi leggo i messaggi. Adesso stanno scrivendo e vediamo ancora, lei mi capisce, quindi scrivete un messaggio. Nuccio Daniele ti manda un cuore, guarda. Vedi, Francesco Ciniti ti sta guardando. Va bene, Lino, come te non ci sono, non ti fidarti, di non fidarti di nessuno, dice. Vediamo un attimo se ti scrivono qualcosa. Col sorriso di questa donna, noi saremo vicini, racconteremo. Messaggiate, scrivete. Abitano a Taurianova. Vuoi dare un recapito telefonico se qualcuno ti vuole chiamare? Che pensi? Non è il caso. Ma io lo diamo alla fine. Ma col tuo sorridi, un sorriso stupendo, ha scritto Pina Trino. Dice che sei stupenda, amore, un abbraccio forte. Ilaria ti ha scritto amore, un abbraccio forte. Va bene? Tanta gente. E io dico un abbraccio, Raffaella, un abbraccio grande. Elio prega per te. Elio ha messo le preghiere. Bellissima donna, ti ha scritto Rita. Ecco, tanta gente. E non sei sola, va bene? Questo video deve essere condiviso. Deve essere condiviso. Sei un sole, signora, ti ha scritto. Sei bellissima, Lidia, ti ha scritto. Gina ti ha mandato un cuore. E tutte queste persone sono tutte per lei, sono tutte per te, queste persone che ti stanno scrivendo questo nome, il nome, grazie a voi, non è nome, il nome di Sabina, 38 anni, malata di SLA, è qui vicina ai calabresi in Italia e nel mondo. Gli italiani e tutti quanti noi abbiamo un cuore grande, che di fronte a questa malattia che può colpire tutti, di fronte a una situazione del genere, bisogna stare vicino col cuore. E io ti sono vicino col cuore. Dai il numero di telefono.
388 45 17 510. Se volete dare una mano, anche una telefonata di conforto a Sergio, ripeti il numero. 388 45 17 510. Nino, io quello che chiedo solo una cosa è quello che ci aspetta, i diritti. Dignità. Di non interrompere la terapia, la fisioterapia e la logopedia. Perché io capisco che c'è un soprannumero di persone, non ci sono soldi nella regione, però non bisogna interrompere la fisioterapia a mia moglie, perché io faccio un bordello mediatico. Se interrompete la fisioterapia a mia moglie, faccio un bordello mediatico, perché significa una paziente con la SLA interrompere la fisioterapia. I dolori sono atroci. So io che dolore atroce c'è mia moglie dovuta alle contrazioni. Quindi facendo la fisioterapia non succede questo, perlomeno cerchiamo di alleviare le sofferenze di mia moglie. Questo io chiedo, vi raccomando, quando finisce il ciclo della fisioterapia deve essere continuo, continuate a fare fisioterapia per grazie, mia moglie. Grazie Sergio, questo io chiedo. Grazie Sergio, chiudiamo col tuo sorriso, ti salutano tutti quanti, ciao, e il bene di tutti i calabresi per bene. E anche il presidente e chi sta pensando, la dottoressa Bernardi, che ha chiamato tuo marito e che vi sta vicino insieme al commissario Roberto Chiuto, che vuole in qualche maniera trovare la soluzione ai tuoi problemi. Ciao, 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 ciao. Che onore.